Ciao ragazze, in questo breve video voglio farvi vedere come scolpire le guance, come definirle, dare definizione, come applicare il blush, l'illuminante, la terra, dove vanno le luci e le ombre, perché molte di voi me l'hanno chiesto e mi rendo conto anche nella vita di tutti i giorni, con le mie amiche, le persone più adulte, che mi fanno tanti complimenti sul modo in cui applico appunto il blush e tutta questa roba qui sulle guance, e quindi ho deciso di riproporre questo mini tutorial per mostrarvi come io scolpisco le guance. Ovviamente una cosa importante da tenere in considerazione sono le varie forme del viso, perché appunto a seconda della forma del viso e da come vogliamo correggerlo andremo ad applicare le ombre in modo differente. Questo però è un altro capitolo di trucco correttivo che magari affronteremo più là. In generale io ho un viso abbastanza regolare, ovale, ma mi piace allungarlo e scolpirlo verso il basso per appunto dare questo effetto di viso allungato. Invece se avete un viso molto lungo e volete accorciarlo, andate in modo orizzontale. Io seguo una linea che va dalla parte centrale delle orecchie alle labbra. Invece se volete accorciare il viso e renderlo un po' più pieno, seguirete una linea che va dalla parte centrale delle orecchie all'angolo del naso, quindi così, orizzontale, verticale. Ho usato in questo video 4 prodotti per scolpire le guance. Molto spesso le persone pensano che si possa ottenere un look con magari un prodotto, oppure scolpire le guance solamente con un prodotto, ma in realtà non è così, perché dietro c'è tanto lavoro, delle tecniche specifiche, del modo, un modo preciso in cui applicare i prodotti. Quindi in questo video vi mostro come applicare la zona d'ombra per modificare la forma del viso. Io quindi vi dicevo che l'ho allungato, poi vi mostro come applicare una terra per uniformare un po' la parte del contouring con il resto della guancia. Poi applicherò un blush al centro delle guance per dare un po' di colore e in più un illuminante sulla parte alta per appunto far risaltare il contrasto tra luci ed ombre. Spero che questo video vi sia utile e vi lascio al tutorial. Un bacio! Quando applicate il prodotto ricordatevi di non sorpassare mai la parte centrale dell'occhio, perché andrete ad appesantire il volto. Iniziamo applicando un marrone opaco sulla parte alta delle guance che va verso l'attaccatura dei capelli e la parte centrale delle orecchie. Poi prendiamo una terra illuminante, questa è della palette della Slick, per dare calore al viso, e la applico sempre sulla parte alta delle guance dopo averlo scolpito. Adesso prendiamo un blush, questo è un blush arancione. Lo applico al centro delle guance sfumandolo verso l'alto con un pennello morbido da blush. Andiamo a tirare tutto verso l'alto perché ci darà l'impressione di un viso più fresco e luminoso. Adesso passiamo all'illuminante, potete prenderlo dalla palette oppure il mio preferito è quello della Soft & Gentle della MAC, e lo applico sulla parte alta delle guance formando una specie di C che va verso le tempie sull'arcata sopraccigliare, e non vado mai a toccare la zona delle occhiaie. Questo ci permette di mettere bene in evidenza le guance e di scolpirle. E niente, quindi facile e veloce, questo è il risultato finale, spero vi sia piaciuto. Guardate come appunto si vede bene la guancia scolpita e come il viso prende forma. Se il video vi è piaciuto datemi un like e iscrivetevi al mio canale se non lo siete già, e seguitemi sugli altri social, mi trovate su Facebook, Instagram, Pinterest e Twitter con il nome Michela Merone Makeup.